E adesso andiamo ad occuparci della nuova ondata di maltempo e soprattutto l'alluvione che per l'ennesima volta ha colpito l'Emilia Romagna ad un mese da quanto è avvenuto nel settembre scorso. Ad essere maggiormente colpita è stata la città di Bologna che ha pagato il prezzo più alto. Infatti in una cittadina del bolognese Pianoro ha perso la vita un ragazzo di appena 20 anni. Numerose criticità si sono registrate in 24 aree, più che aree, ore, in 13 comuni. Su Bologna si è riversata anche una slavina d'acqua con alcuni torrenti che sono letteralmente esplosi. La nuova sciagura climatica ha avuto inizio nel weekend, dal pomeriggio, quando ha cominciato a piovere in maniera incessante. La provincia di Forlì Cesena e quella del Ravennate sono state colpite in maniera massiccia. Poi l'emergenza nel corso della serata, della notte tra sabato e domenica, ha preso la piega in maniera drammatica, e poi le prime segnalazioni con il Ravone che non aveva causato problemi, non ha retto alla quantità di acqua piovuta, poi fango, strade, molte arterie principali che sono in pratica esondate con allagamenti e blackout. È difficile in queste ore un ritorno alla normalità, anche se va detto che il governo sta seguendo con accresciuta preoccupazione quanto sta avvenendo. Molti pericoli imminenti sia nel Modenese che nel Reggiano. L'emergenza è stata diffusa anche per i livelli di piene e cumulate e di pioggia, che sono state anche superiori rispetto al 2023.